seguiamo Gesù senza condizioni. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, cari amici. Anche oggi la parola di Dio è una lampada ai nostri passi. Accogliamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, dal 43 al 51. In quel tempo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Amen. Continuiamo questo lungo capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni e ascoltiamo come continua la chiamata da parte di Gesù verso i primi discepoli che venivano da Giovanni il Battista, che si conoscevano, erano amici, ma hanno avuto personalmente l'invito da parte di Gesù, che dice: «Seguimi». Lo dice chiaramente a Filippo, che poi incontra Natanaele, una persona onesta, giusta, retta, conoscitore della legge di Dio, e aspettava con zelo, con ardore, la venuta del Messia. Soltanto che accade un fatto molto particolare. All'annuncio di Natanaele: «Abbiamo trovato il Messia da Nazaret», dice: «Ma Nazaret, il Messia, ma da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» Perché in realtà, nell'Antico Testamento, il nome della città di Nazaret non è mai nominato. E Natanaele lo sa, conosce la profezia che doveva venire dalla città di Davide, da Betlemme. E quando gli dicono che viene da Nazaret, subito pone dei dubbi, delle resistenze, dicendo: «Che cosa mi state dicendo? Mi date dell'ignorante. Io so che il Messia deve venire, lo stiamo attendendo, io lo attendo, ma non da Nazaret, lo attendo dalla Giudea, da Betlemme, semmai da Gerusalemme, ma da questa città può mai venire qualcosa di buono?» Però lui non sapeva che Gesù era nato a Betlemme. Vedete che ciò che è accaduto a Natanaele è qualcosa che accade anche a noi. Ha avuto delle riserve, ha avuto dei condizionamenti interni, forse anche, potremmo dire, autorizzati dalla legge, perché attendeva il Messia secondo ciò che conosceva. Ma Dio a volte viene a noi in una forma differente da quella con cui noi ce lo attendiamo. Ma a volte addirittura il Signore ci sorprende e ci fa vedere che era proprio la forma nella quale noi lo stavamo attendendo, perché poi ha scoperto
che Gesù è nato a Betlemme. È un dettaglio non insignificante che ci insegna a fidarci di Dio, anche se a volte sembra che si comporti con noi diversamente dalle nostre attese, dalle nostre richieste. Noi chiediamo tanto a Dio, e in tante forme. Il Signore, quando viene a trovarci, a visitarci, lo fa secondo il suo progetto, secondo il suo modo. Ci chiede di amarlo, di seguirlo, non in base alle nostre idee e ai nostri progetti, ma di seguirlo senza condizioni, senza porre dei limiti e fidandoci di Lui, che conosce il nostro cuore, che conosce la nostra vita e che sa quale progetto meraviglioso ha preparato per me e per te. Fidiamoci di Dio. Non facciamo come Natanaele, che ha giudicato subito Gesù senza conoscerlo. Poi ha detto: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele che ho atteso. Fidiamoci di Dio. Fidiamoci di Gesù Cristo, che è con noi e che anche oggi ci sorprende in un modo inaspettato. Per questo diciamo grazie, Signore Gesù. Grazie perché vieni oggi con la tua parola e la manifesti nella mia vita. Voglio avere l'esperienza che ha avuto anche Natanaele, un'esperienza viva di te, di come sei venuto a sconvolgere la mia vita e a cambiarla in meglio, a donarmi la luce, a donarmi la gioia, la pienezza. Io ti accolgo come il Messia, come il mio Salvatore. Riempi la mia vita. Riempi i miei vuoti e donami il tuo Spirito Santo per seguirti sempre senza condizioni. A te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E allora, carissimi, lo slogan di oggi: seguiamo Gesù senza condizioni. Lasciamoci sorprendere dalle sue meraviglie che oggi porterà nella nostra vita. Grazie per avermi accolto. Buona e benedetta giornata a tutti voi. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. Ascolto.